della festa dei sirmaniaci in occasione della conclusione della stagione agonistica, con tutta la società che si è stretta attorno al presidente Gino Sicci, e ce ne parla Elena Ballarani. L'ottava meraviglia, l'orgoglio del volley a tutti i livelli. I sirmaniaci hanno festeggiato la fine della stagione nel migliore dei modi, all'insegna della condivisione, dell'amicizia e della voglia di stare insieme, perché in fondo la vera anima di questa tifoseria sta tutta qui, nel condividere la stessa passione. Un gruppo contagioso e assolutamente in crescita. 518 è il record di iscritti registrato per questa stagione, ma è un numero destinato a crescere. Ospiti d'onore alla serata, coach Lorenzo Bernardi e uno scatenato presidente Gino Sirci, che dopo il colpo da 90 messo a segno con l'acquisto del libero azzurro Massimo Colaci, ha annunciato ufficialmente di non volersi ancora fermare. Poi il prossimo anno Sirci mi aiuterà come ha fatto finora, perché se ci buttiamo dei soldi sulla squadra è giusto che buttiamo i soldi anche su quelle che sono, ci sostiene la squadra. Allora c'è bisogno di fare qualche canzone nuova, magari per variare, per cercare di trovare movimento, c'è bisogno di fare questo, c'è bisogno di arruolare nuova gente, c'è bisogno di una squadra migliore. Io penso che non manca niente, andiamo avanti. Per quanto riguarda gli abbonamenti, saranno a prezzo verso poco quello di quest'anno oppure quello di quest'anno, anche se spendiamo molto di più. Speriamo di fare qualche altro bel colpo di mercato, se ce la facciamo. Io che sono stato giocatore vi posso dire una cosa: è facile ricevere un applauso quando uno fa l'ace. Provate a battergli le mani anche quando lo sbagliano l'ace, la battuta, perché il giocatore vi sente ancora più vicino. Arriva l'estate, ora senza campionato che si fa? Già si pensa alla prossima stagione e a come organizzare nuove ed emozionanti scenografie. Ma per non rimanere a digiuno di pallavolo, sono in programma tornei di beach volley estivi, altra occasione per stare insieme in vista del fischio d'inizio del nuovo campionato. Che si fa l'estate ora senza la SIR? Allora, intanto sabato e la domenica. Allora, intanto abbiamo in programma di organizzare qualcosa tipo tornei di beach come abbiamo fatto l'anno scorso. Non è che possiamo stare 3-4 mesi senza fare niente. E poi si comincia a lavorare per la prossima stagione, perché al di là del divertimento, che è tanto, però l'essere così numerosi comporta anche un'organizzazione, e quindi ci metteremo un attimo anche a programmare la stagione futura come curve, come tifoseria. Tranne il martedì sera che si guarda sotto rete. Un gruppo come sera solo sotto rete. Che continuerà anche durante l'estate. Bene, sotto rete estate? Sì, qualcosa ci inventeremo. Bello, mi piace, bravo. Anzi, siamo noi, io sono uno di voi!